Rispondo a Margherita e Daniele, che in questi anni ho conosciuto insieme a tanti altri agricoltori e allevatori dell'entroterra. Insieme a loro è nato un comitato che ho avuto l'onore di ascoltare nelle tante audizioni in Consiglio regionale, e proprio a loro va quell'attenzione particolare alla nostra entroterra e al lavoro che loro fanno. Una legge fatta apposta che io penso che sia fondamentale oggi per garantire proprio quella parola, i custodi del territorio, perché loro vivono nell'emergenza della peste suina, l'emergenza del caro dell'aumento del fieno, l'emergenza della lingua blu, ma c'è un'emergenza che in questo momento per loro diventa quella più importante da bypassare, cioè la burocrazia, perché queste aziende vivono in questa emergenza perenne. Benissimo gli aiuti una tantum, però oggi ci vuole progettazione affinché si vada a valorizzare e si vada a progettare quello che è il futuro della nostra entroterra, della nostra agricoltura. E quindi, proprio per questo motivo, del giovedì 10 a Casella, nei locali della Croce, verrà fatto proprio un convegno che si parlerà di quello che oggi la politica può fare per loro. Tante idee, ma la legge fondamentale oggi del custodio territorio ha una sburocratizzazione di quelle che sono le azioni concrete da fare, è al punto della nostra agenda.